nuova cassa integrazione. Le nuove istruzioni pubblicate dall'INPS sono 18 le settimane di cassa integrazione Covid di cui le aziende in crisi possono fruire. Nonostante le mille difficoltà e debolezze che sono emerse durante l'emergenza coronavirus, la cassa integrazione è l'unica misura che è riuscita a sostenere il tessuto imprenditoriale e le famiglie italiane. Arrivano le istruzioni dell'INPS sugli ammortizzatori sociali alla luce delle novità introdotte dal decreto rilancio. La circolare INPS 84/2020 presenta una sorta di testo unico utile a raccogliere tutti gli indirizzi interpretativi e spiega la formula delle 9 più 5 più 4 settimane prevista dalla nuova cassa integrazione Covid. Molti dei chiarimenti si fondano su un quadro normativo reso complicato in origine e che inevitabilmente ha comportato e sta comportando una complessità di gestione delle pratiche da parte di aziende e professionisti. Con l'articolo 68 del decreto legge N. 34/2020 è stato modificato l'articolo 19 del decreto legge N. 18/2020 e con l'articolo 1 del decreto legge N. 52/2020 è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi del novellato articolo 19, comma 1, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale Covid-19 nazionale per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. La durata massima, come chiarito dalla circolare INPS 84/2020, l'Istituto di Previdenza rimane ferma alla durata massima di 18 settimane, considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti. Fanno eccezione i datori di lavoro.